Ciao, sono Luca. Quest'oggi vi presenterò una ricetta che si chiama le orecchiette del libraio. Questa ricetta viene composta con del prosciutto cotto che verrà tagliato a dadini, dei pomodorini ciliegino, delle olive nere. Sarà condito con del sale, del pepe, dell'olio, alla fine una spruzzata di formaggio grana. Ci sarà del prezzemolo solamente per dargli una piccola copertura e un decoro al piatto finale. Cominciamo con tagliare del prosciutto cotto a dadini, appunto. Ci aggiungiamo un filo d'olio per poter far rosolare del prosciutto cotto. Ok. Lasciamo rosolare per qualche minuto il prosciutto. Prendiamo un pacchetto di orecchiette vogliello e le mettiamo a cuocere nell'acqua salata. E tagliamo i pomodorini per poterli mettere nell'aggiunta del pomodoro. Ok. E andiamo a metterli nella padella dove ci abbiamo già messo il prosciutto cotto. Possiamo prendere i pomodorini per fare la decorazione. Li taglieremo a triangoli come fosse una piccola corona. Del prezzemolo lo tritiamo per la parte finale per la decorazione con i pomodorini. Tagliamo solo in piccole parti le olive nere che abbiamo. Sminuzzate, ma non troppo. Circa metà, tre quarti di cottura del sugo, possiamo aggiungere le olive nere, appunto sminuzzate in precedenza. Mescoliamo il tutto, un goccio di olio nel sugo. Dividiamo il sugo in due padelle quando è troppo per la pasta. La cottura terminata, scoliamo le orecchiette, dividiamo il contenuto della pasta nelle due padelle. Un filo d'olio. Impiattiamo il nostro piatto. Aggiungiamo la decorazione e un po' di prezzemolo. Spolveriamo infine con una spruzzata di formaggio grana e il piatto è pronto.